Ciao a tutti, bentornati da Bassi Garden, io sono Michael. E com'è andato il vostro 2020? Come sono andate le vostre feste, vacanze di Natale, chiamiamole così? Tutto bene? Avete mangiato? Vi siete divertiti? Avete bevuto? Avete passato questo strano Natale in confronto agli altri Natali pieni di parenti? È stato un po' nostalgico questo Natale, ma da parte mia sono un po' di anni che il calore, la festa di Natale la sento veramente poco. Abbiamo rimosso le luci di Natale, abbiamo tolto gli addobbi dal negozio e in questo video, come avrete letto dal titolo, sono qui perché voglio raccontarvi il mio 2020, ma non il mio 2020 personale di Michael, ma il 2020 di Bassi Garden. Perché comunque dovete sapere che, cioè, lo saprete sicuramente, che le attività, negozi, centri commerciali e ditte nel 2020 hanno subito un forte arresto e non è stata facile come situazione, come anno. E quindi sicuramente questo anno rimarrà nella storia, rimarrà comunque nella mente di tutti quelli che lo hanno vissuto, sia nel bene che nel male. E quindi volevo proprio riassumere, ripercorrere 12 mesi proprio così, velocemente, davanti al telefono, davanti alla videocamera, davanti a voi, in modo molto sbrigativo, ma anche per farvi vedere appunto cosa è stato il 2020 per Bassi Garden. Allora, partiamo con gennaio. Gennaio è stato un mese molto, ma molto laborioso, nel senso che ho lavorato veramente tanto, ma anche perché in precedenza, a dicembre, abbiamo fatto la prima fiera dei rettili, che è stata quella di Montichiari. E quindi a gennaio abbiamo lavorato veramente tanto, e infatti vi ringrazio come sempre sia di sostenermi nelle fiere ma anche di sostenermi qua sul web. In gennaio abbiamo lavorato molto tanto, abbiamo fatto anche febbraio e marzo, abbiamo lavorato parecchio e poi è arrivato sto benedetto Covid e quindi ci hanno un attimino rinchiuso un po' tutti e qui comincia un attimino il dramma. Comincia il dramma perché le linee guida dello Stato che ha dato all'inizio non erano ben chiare, quindi noi abbiamo dovuto informarci per sapere se potevamo lavorare e rimanere aperti. Dopo aver scoperto se si poteva lavorare e rimanere aperti, abbiamo ricominciato un attimino a lavorare. Però comunque dovete capire anche voi che se un negozio può vendere soltanto beni di prima necessità, come sia il mangiare degli uccelli, il mangiare dei cani, il mangiare dei rettili, il resto, il 95% dei prodotti non li può vendere, quindi vai a toglierli un pezzo di ingresso. E poi comunque anche il fattore di, giustamente, di rimanere in casa, di non spostarvi e di limitare gli spostamenti, ha un attimino abbassato il fattore di ingresso per un'attività. E abbiamo fatto tutta la prima quarantena così, dopo è uscito il fattore che si potevano fare le consegne, allora mi sono proprio messo in prima linea, quindi mi sono abilitato per cominciare a fare le consegne e ne ho fatte veramente tante, quindi sono riuscito un attimino a tenermi su. E nel frattempo ho cominciato a lavorare, c'è stato anche qualche lato positivo, ho cominciato a lavorare molto di più sui social, quindi su Instagram, ho cominciato molto di più a fare foto, a postare, a fare post, a fare storie e ho cominciato a creare il sito internet. Il sito internet l'ho creato io perché appunto non avevo un budget, cioè non avevo la liquidità per poterlo far creare da dei professionisti. Io un attimino ci mangio per il fattore di design, sito internet, così mi piace molto star lì, sbirciare, capire, fare, quindi mi sono rimboccato le maniche e me lo sono creato io, nel bene e nel male. E diciamo che è partito abbastanza bene, comunque non è neanche un anno che è online e gli frutti li sto vedendo adesso, in quel periodo qua più o meno, e quindi niente, mi sono creato il mio sito internet. È finito il primo lockdown, quindi più o meno così era aprile-maggio, è stato il delirio. Ho fatto all'incirca da aprile, maggio e giugno in negozio, sabato, venerdì e sabato avevo la coda fuori dalla stanza dei rettili, proprio pieno, davvero non ho mai visto il negozio, cioè il mio reparto rettili così pieno, avevo la coda che aspettava di poter entrare in stanza per guardare i rettili, per farmi qualche domanda, magari anche appunto per acquistare i rettili, perché volevo un preventivo o un allestimento per un terrario che magari aveva già a casa o volevo acquistare un terrario. E quindi niente, sono stati 3 mesi di cui ne vado veramente fiero e sono veramente contento, perché il lavoro che ho fatto nei mesi prima sui social è servito veramente a tanto e quindi torno sempre comunque a ringraziare anche voi, che siete voi i primi che mi sostenete. E quindi arriviamo più o meno a giugno. Abbiamo fatto luglio, abbiamo lavorato abbastanza bene, poi hanno riaperto un attimino se si può andare in ferie o non si può andare in ferie.
e quindi io lì con agosto ho sempre lavorato, nel senso che non ho mai chiuso, non mi sono mai fermato, ho sempre acquistato animali anche ad agosto, perché comunque un piccolo un po' di giro di gente c'era sempre. Però questo agosto, cioè quell'agosto del 2020, mi ero un attimino fermato e mi chiedevo: se lo Stato, perché alla fine è lui che comanda, vieta alla gente di andare in ferie, non mi fermo, quindi continuo ad acquistare animali, continuo ad andare avanti col mio lavoro senza stop. Se invece dice alla gente che può spostarsi e può muoversi, mi fermo. Cioè sarà il primo anno in cui mi faccio 15 giorni dove sto fermo e faccio il primo mese dove non acquisto più niente. Perché non è stupido, però il fattore del negozio deve anche pensare che se la gente va in ferie non viene ad acquistare l'animale. Quindi per me è stupido andare ad acquistare 10 gechi leopardini per agosto quando non ne venderò neanche uno, ne venderò uno o due. Ma non è quello, poi mi tocca, cioè c'è da mantenerli fino a settembre. Quindi avevo deciso di valutare un attimo la situazione. Niente, lo Stato mi ha dato una mano subito a scegliere, dando la possibilità alla gente di andare in ferie. Quindi ho detto: ok, va bene, io agosto non faccio più niente, ovvero non sto in negozio, faccio quello che devo fare, il minimo indispensabile, mantengo gli animali, servo i clienti che arrivano, ma non acquisto più niente, non acquisto più materiale, non acquisto più animali, ho acquistato soltanto del cibo vivo appunto per durare in quel mese di agosto lì, però non ho più fatto niente, mi sono completamente fermato, mi sono fatto i miei 4-5 giorni al mare, perché era comunque una vita che non andavo in ferie anche io personalmente, e quindi agosto è volato un attimino così. Settembre era un periodo in cui avrei dovuto lavorare tantissimo, ma per prepararmi alle fiere, e appunto perché poi abbiamo fatto la fiera il 12-13 di settembre a Mantova. Quindi appena rientrati, diciamo così, appena le ditte hanno riaperto il 7 di settembre, mi sono subito abilitato per ordinare materiali, termostati, terrari, tutto quello che mi sarebbe servito per andare in fiera appunto a settembre a Mantova. È arrivato il periodo della fiera a Mantova, è stata spettacolare, ho ritrovato zio degli animali che avevo conosciuto a Montichiari l'anno prima, e quest'anno proprio me la sono proprio goduta come fiera, perché oltre sì a stare dietro al bancone a vendere, a vedere gente che passa, ah ciao Michael che ti saluta, come va, magari gente appunto che ti segue sui social, ti vedono per la prima volta o vedono per la prima volta in realtà i tuoi lavori, perché comunque io ho portato soltanto due terrari allestiti per come lavoro io, e il fattore dei prodotti appunto per vendere, qualche animale da vendere, ma anche soltanto il fattore di essere passati a salutarmi è stato veramente caloroso e mi ha dato una carica tale da andare avanti per tantissimi mesi. Ho conosciuto Tata Guida, che comunque è passato anche lui a trovarmi, e quindi abbiamo instaurato una sorta di amicizia, tra virgolette, ci sentiamo un po' sui social, un po' su tramite messaggi e così anche con le zie degli animali, e quindi si è instaurata quella sorta di cerchio di amicizia dove noi ci scambiamo i nostri consueti messaggi, ma anche le nostre dritte e tutto quant'altro riguarda il mondo dei rettili, ma anche non solo. E niente, mi sono davvero goduto la fiera di Mantova, la sono veramente goduta. E quindi arriviamo a settembre-ottobre è andato abbastanza bene anche quello, c'è stato un bel flusso, ancora di più in confronto a gennaio, perché la fiera di Mantova è stato proprio sold out per me, cioè ho dovuto farmi giù io papà due o tre volte la domenica per portarmi giù i terrari, perché non riuscivo a starci dietro a botta a vendere i terrari. Termostati ne avevo ordinati pochi perché alla fiera di Montichiari non ne avevo venduti tanti, quindi ho detto non vado a investire tanti soldi sui termostati, ma che vado a prenderli sul sito, e invece ho dovuto vendere anche quelli che avevo installato all'interno dei terrari per farli vedere, e quindi è stato davvero tutto in soldato, ho portato a casa veramente pochissima roba. E quindi a ottobre c'è stato un altro ritorno di gente in negozio, quindi ho lavorato ancora di più, sempre più terrari, sempre più animali, ho lavorato sempre di più sui social, su Instagram e sul sito internet, e a ottobre appunto ho invitato, è venuto qua in negozio Tata Guida e mi ha illustrato, mi ha spiegato, mi ha insegnato il fattore delle fotografie, il fattore del sito internet, di come impostare un sito internet e di come impostare dei post sui social. Perché appunto, cioè, io arrivo fino a un determinato punto, poi mi serve qualcuno che ne sappia un po' più di me, dove ho bisogno vado a chiedere giustamente, e infatti ho chiesto a lui. Abbiamo passato un'intera giornata insieme, è stato molto illuminante, è stato molto bello averlo qua in negozio e poter scambiare opinioni su tutto, e quindi ho fatto un restyling completo del sito internet, che è quello che appunto potete vedere adesso online. Da ottobre il sito internet è un po' schizzato, ho cominciato a vendere tantissimo, a fare tante spedizioni, anche per quello sono molto contento. E
poi è arrivato novembre. Novembre non c'era ancora il lockdown, non c'era ancora ma andate ma state fermi, però si cominciava già a sentire l'aria di un dicembre, bruttissimo, un dicembre nero. E ho come sempre lavorato abbastanza e poi è arrivato dicembre. Dicembre è stato veramente tragico. Perché? Perché noi come negozio, ma come penso anche tutte le attività, abbiamo una data, un tempo limite per poter fare gli ordini, per avere gli oggetti, la merce da vendere per Natale. Io parlo per il mio reparto, quindi per il reparto rettili, quindi per quanto riguarda terrari, termostati, tappetini, lampade e quant'altro. Ho fatto un ordine dove la roba è arrivata ed è volata via subito a dicembre. Cioè non ho neanche capito che cosa è arrivato, perché nel momento in cui ho sbancalato il bancale e ho posto la roba in negozio, la roba era già volata via. Quindi ho dovuto fare un altro ordine, grazie al cielo, lavorando con Trixie da tantissimi anni, mi ha fatto un super mega favore, mi ha spedito la roba molto velocemente, ovvero ho fatto l'ordine tipo il lunedì, che era tipo il 20 di dicembre, e tipo il giorno dopo ancora avevo già qua la merce in casa, appunto per i clienti che dovevano venire il 22 e il 23 a ritirare la merce, e anche appunto per quelli che dovevo spedire. E quindi niente, è stato anche lì un delirio. Il problema è sempre quello che noi a dicembre facciamo veramente fatica a lavorare, perché il 23-24 chiudono e riaprono il 7. Quest'anno è stato un delirio anche per quanto riguarda le spedizioni. Primo anno di sito internet, quindi diciamo che dovevo aspettarmelo, avrei dovuto calcolarlo, e magari col senno di poi sono stato anche stupido appunto a non farlo prima. E il fattore della spedizione è il cibo vivo. Cibo vivo, spedirlo in quei momenti qua dove ci sono tanti giorni di festa, uno dietro l'altro, magari anche i ponti, e dove c'è anche il Natale di mezzo, quindi dove tutti spediscono regali, dove tutti fanno ordini da internet, e poi essendo anche sotto una nuova pandemia, quindi un nuovo lockdown, è stato veramente tragico. Quindi io ho dovuto far partire pacchi, cioè ordini che mi erano stati arrivati, che erano arrivati il 12-13 di dicembre, ho dovuto farli partire tipo dopo Natale. E fortunatamente i clienti che mi hanno ordinato hanno tutti capito la situazione e non hanno avuto problemi nell'aspettativa, cioè quindi nell'aspettare. Poi siamo arrivati più o meno circa Natale, ho preso una decisione abbastanza drastica, ovvero ho detto blocco soltanto il cibo vivo dal sito internet, ovvero io ne avevo veramente poco in negozio, quindi era stupido lasciarlo disponibile, però ho proprio bloccato il fattore che la gente potesse acquistare il cibo vivo, in modo che non andassi incontro a spedizioni che poi arrivano dopo giorni e giorni. E infatti ho avuto fortunatamente di 17 spedizioni che sono partite, soltanto con due ho avuto qualche problema, ma non c'è nessun problema, si risolve, basta parlare che le cose si risolvono molto velocemente. E diciamo che il dicembre è andato un po' così. Riassunto al 2020 è che se non ci fosse stata la pandemia avrei lavorato 4 volte di più. Se non ci fosse stata la pandemia sarebbe stato un anno fantastico e meraviglioso. Lo è stato comunque, perché comunque il fattore di conoscere gente come appunto lo zio animali, Tartaguida, anche andare a casa di Michele per registrare il video, comunque non è il fattore di Michele, lo conoscevo già, non mi importa, però è il fattore anche quindi di scambiare, conoscere altra gente che lavora anche coi social, quindi su YouTube e su Instagram, perché io sono ancora un attimino fuori dal mondo sul fattore dei social, perché non è che non gli do importanza, anzi ho visto il contrario, ho visto proprio che più si spinge sui social, più gente arriva in negozio, cioè detto proprio papale papale. E quindi sto sempre di più lavorando, infatti vedete anche voi che sto sempre più cercando di mantenere un video a settimana. Non so per quanto tempo andrà avanti questo video a settimana, perché comunque registrare e lavorare un video per me non è una cosa molto veloce, ma non penso che lo sia molto veloce per gli altri. E quindi io devo comunque abbinare il fattore di registrare, lavorare, fare con il mantenere, lavorare, creare, cioè mandare via ordini, ordinare il cibo, andare a prenderlo, allevare gli animali, servire la gente in negozio, quindi è un po' un tutt'uno e mi rimane veramente pochissimo tempo libero. E comunque ecco, non è una cosa di dire ok basta, non lo farò più perché non ho più tempo libero, per l'amor del cielo, lo farò sempre, cercherò di mantenere comunque questa timeline, questo standard, diciamo così, di un video a settimana se riesco. E niente, vedo che comunque tirando un attimino anche le somme del canale YouTube, che non è aperto da tantissimo, è aperto da ottobre, ho ricominciato a fare video
i video del Reactive Vlog stanno andando molto bene, mi stanno piacendo, e anche i video, diciamo, un po' più tecnici e didattici vi stanno piacendo, quindi mi punterò un attimo su, anche di più su quello lì. Bene, questo era soltanto un mio repilogo, un mio recappone, si può dire un recap totale di questo 2020, che io non direi schifoso, perché schifoso è una parola bruttissima, brutto, pessimo. Ok, un 2020 da dimenticare, ma per altre cose, no, sicuramente per il fattore lavorativo, perché comunque ho lavorato tanto e bene, e per il fattore Covid e quant'altro lasciamo stare, ormai ci siamo dentro. Speriamo che questo 2021 ci porti aria nuova e speriamo in qualcosa di meglio. Quindi questo era il recap di Bassi Garden di quanto riguarda il 2020. Fatemi sapere anche voi com'è andato il vostro 2020, se non so, avete aumentato o diminuito il vostro business o le vostre passioni, se come l'avete passato, come l'avete vissuto questo anno epocale in pandemia, che mi pare proprio il nuovo film horror di un noto regista, che se non mi viene Tim Burton, non so cosa c'entra Tim Burton con un film sul virus. Steven Spielberg, ok. 2020, pandemia nel mondo. Steven Spielberg, se stai guardando questo video, ti ho già dato il titolo del nuovo Colossal. 2020, pandemia nel mondo, bellissimo, mi piace. Niente, da Michael di Bassi Garden, spero che questo video un po' più divertente vi strappi un sorriso, diciamo così. Non sono consono a fare questi video, ma ci tenevo un attimino a farlo. E niente, fatemi sapere sotto nei commenti come avete passato il vostro 2020 e le vostre vacanze di Natale. E noi, come sempre, vi auguro una buonissima giornata e noi ci vediamo in un prossimo video.